Chloe. Ciao. Ok, ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video, ovviamente, e volevo fare l'aggiornamento del What's on my fridge. Ed eccoci qua. Come il vecchio video. C'era Chloe nella sua sdraietta, però era messa, vabbè, da questa parte, invece adesso è lì. E vabbè, iniziamo subito, vi faccio un attimo vedere l'aggiornamento. Allora, qui dentro abbiamo i formaggini questi qua Trixie, che a Chloe non piacciono tanto, quindi le mischio nelle verdurine che sono un pochettino più amarognole, quindi metto questo qua e gli piace di più. Poi abbiamo, vabbè, i formaggini mio, che a lei piacciono. Burro. E questo qua, vabbè, il Dicoflor, qua c'è un intruso, quindi questo qua che è una medicina di Chloe e delle uova. Quest'altro scompartimento qua abbiamo questi cetriolini sotto aceto, la maionese, il ketchup, i dadi, e qua dietro, vabbè, io tengo le tacchipirina perché quest'estate si stavano sciogliendo, quindi ho messo in frigo. E qua ci sono queste broscine, diciamo schifezze di mio marito. E qua c'è la salsa barbecue. Qua abbiamo l'acqua, Coca-Cola, la birra, questa qua Alpen, e questo latte qua. Qua in realtà ci andrebbero le bevande, però siccome non avevamo spazio dove mettere queste, le abbiamo sposate qua. Quindi qua abbiamo dei gilli, mi sembra si chiamino così, che è una verdura buonissima. E qua abbiamo i tenerumi, che sono praticamente le foglie delle zucchine, se non sbaglio. Comunque, i tenerumi appunto. Poi abbiamo quest'altro scompartimento, dove ci sono questo tenerino qua, che diciamo che è un hamburger di prosciutto, buonissimo. Poi ci sono i würstel, la pancetta. Un pesto alla genovese, un panetto di mozzarella, poi abbiamo affettato prosciutto e mortadella, qua abbiamo l'emmental e qua abbiamo il formaggio che noi di solito compriamo in grandi quantità, quindi poi suddividiamo. E poi qua sotto abbiamo tutto quello che riguarda Chloe e c'è questo omogenizzato che ho appena preparato, che è tenerumi e patate. Poi ci sono questi succhi di frutta. Poi abbiamo yogurt alla vaniglia, yogurt al cacao, sono budini più che altro, questo qua è pure la vaniglia. E qua abbiamo tutta una serie di frutta, omogenizzato di frutta, io non uso più quelli tipo melin o nippiol, sto utilizzando questi, che sono 100% frutta e sono veramente buoni, lei li apprezza molto. C'è mela, pera, aspettate, mela e pesca, insomma, così. Poi, qua abbiamo un avanzo di caponata, le mozzarelle che si chiama della Santa Lucia. Qua ci sono i gigli e qua c'è la pasta sfoglia. Poi qua sotto abbiamo solamente le uova. E dentro questo scompartimento qua abbiamo una zucchina, i pomodori, i meloni gialli piccolissimi, poi abbiamo una pera, le pesche e queste due banane che dovrebbero essere consumate appunto. E niente, questo qua era appunto il mio frigo. Adesso passiamo al congelatore. Nel frattempo quello sta ancora bevendo, ci mette tipo un secolo per finire il latte. Ok, questo qua è il congelatore. Ok, allora qua abbiamo il lievito, il formaggio che appunto vi ho detto che lo prendiamo in grandi quantità e poi noi lo congeliamo. Qua abbiamo della carne cioè congelata, cioè salsiccia, pollo, poi pollo, poi vabbè abbiamo le fettine sempre di pollo, e il trito di carne, insomma queste cose qua. Qua c'è il trito di carne, qua ci sono queste qua che sono i ghiacciolini.
Qua sopra abbiamo il prezzemolo, i piselli, questo caffè, il minestrone. Poi abbiamo il formaggio, questo qua quark, che io ho surgelato per non buttarlo. Vabbè, poi qua c'è il cosino per i denti di Chloe. Dopo qua abbiamo le carote che io prima che andassero male ho tagliato e congelato. I surimi, qua c'è della zucca, e questo è altra carne surgelata, appunto. È un bel casino. E questo qua era appunto il mio frigorifero aggiornato. Lei sta appunto ancora bevendo. E adesso passiamo a altri scompartimenti. Vi faccio vedere questo qua, che è praticamente lo scompartimento, diciamo, delle latte, insomma, chiamatele così. Ci sono tutti i funghi, cioè, vabbè, il dietor, e la polpa di pomodoro, qua a cubetti. Poi ci sono fagioli, lenticchie. Queste qua sono, è un mix di lenticchie. Penso ci sia anche il farro. Questo, vabbè. Quantità industriali di tonno. Queste qua, noi prendiamo queste qua più grandi, convengono molto più di queste qua piccoline. Quindi queste. Poi, qua sopra abbiamo il sugo, i sake bon, un risotto preparato, cioè un risotto in busta. Poi c'è la farina, la besciamella e la panna vegetale. E lì sopra abbiamo lo zucchero e il miele. E questi qua sono appunto i poattami, insomma. Poi, in questo compartimento qua altissimo, c'è tutta la pasta. Vi faccio un po' vedere dove teniamo noi le nostre cose. E poi adesso andiamo nel salotto, vi faccio vedere un attimo dove teniamo le altre cose. E appunto in questo scompartimento qua teniamo qua, vabbè, ci sono un sacco di cosine qua, tipo lievito in polvere, vanillina, bacche di goji, fecola di patate. Poi ci sta il tè verde, qualche mollichina che non manca mai. Poi abbiamo i popcorn, il latte. Questo qua è il nostro, mentre questo qua lo stiamo dando a Chloe e devo dire che gli piace tanto, e tra l'altro la fa andare in bagno bene, visto che lei ha problemi di stitichezza. Con questo abbiamo risolto. Poi noi patiti di pan carré, si può dire, no? O dei sandwich, abbiamo preso questi qua, il pan bauletto, quello del mulino bianco classico, e io sto adorando praticamente invece questo qua, che è fatto di farina di segale. E c'ha tipo tutti i semini. Ci sono tipo i, vabbè, come si chiamano questi qua? I sesamo, semi di zucca, insomma, è squisito. Poi qua sotto abbiamo le classiche bruscine, merendine di mio marito. Lui mangia solamente queste qua. Poi c'è, vabbè, il tè, fette biscottate, i crackers e altre fette biscottate. Come vedete, noi non siamo amanti di schifezze, o meglio, stiamo cercando di cambiare la nostra alimentazione, di migliorarla. Poi vabbè, qua ci sono tutte le cosine di Chloe, che adesso dovremo ricomprare un po' di cose, però sinceramente l'omogenizzato stiamo cercando a poco di farglielo appunto a casa, e quindi eliminare del tutto l'omogenizzato. Ne compriamo solamente pochissimo. E vabbè, qua c'è la pasta normale, ormai lei mangia la nostra pasta. Ci sono due omogenizzati di frutta che mi erano appunto avanzati, dei biscotti che, vabbè, lei li mangia sempre, li sgranocchia. C'è, vabbè, la tisana, questo qua, vabbè, per i dentini, e questo qua è il pesce, che a lei praticamente non piace, quindi non so per quale motivo io lo tenga ancora, però va bene. Non ci sono tantissime cose di Chloe, perché comunque lei ormai mangia le nostre cose. Stiamo cercando di dargli appunto, diciamo, omogenizzato, fatto in casa, quindi tutto molto più salutare. Vabbè, qua dentro ci sono patate e cipolla e aglio.
Lei sta ancora bevendo? Ci metti un secolo per finire di bere sto latte, Chloe. Ormai è fatta grande. C'ha 10 mesi. E niente, appunto, vi sto dicendo che stiamo cercando di cambiare la nostra alimentazione, di renderla un pochettino più salutare. Quindi evitiamo di comprare schifezze. Vi faccio vedere un attimo che cambiamenti abbiamo portato qui. Vabbè, lasciando perdere le scarpe che ci siamo accuratamente tolti per non sporcare casa, visto che ha piovuto. Abbiamo messo questo cesto dei giochi qua per Chloe. E qua un altro. Vi faccio vedere come funziona. Vabbè, qua c'è la palla. Mia figlia è malata di marcia e orso. C'è questa seggiolina qua che gira. A lei piace tantissimo per questo motivo. Ma io ci ho messo qua tutti i giochini. Questo, poi vi faccio vedere che altre modifiche abbiamo apportato. Abbiamo tolto. Vabbè, vi ho messo la tenda qua. Ancora devi bere tu. Quanto ci metti? E poi, scusate il casino, abbiamo messo le tende appunto qua. Vabbè, ho appena fatto l'omogenizzato a Chloe praticamente. Quindi, capitemi. E niente, appunto questo. Aspettate un attimo che giro la videocamera. E niente, praticamente volevo farmi questo What's on my fridge, non so come si dice, cosa c'è nel mio frigo, aggiornato, facendovi vedere anche la dispensa, perché stiamo cercando appunto di rendere la nostra alimentazione un pochettino più salutare. Quindi stiamo cercando di evitare tutte le schifezze possibili e immaginabili, però vabbè, ogni tanto qualcosa ci scappa. E appunto io sono tornata, quindi preparatevi a supportarmi. E aspettatevi tantissimi vlog, tantissimi video di cucina, tantissimi video tag, video tutorial, insomma, tutte queste cose qua. E niente, appunto, sono tornata, sono qua, caricherò questo video subitissimo e io spero che siate contenti, che sia tornata, lo sto tipo ripetendo 300 volte. E se volete qualche video su come faccio le omogenizzate a Chloe, chiedetemelo pure. Chloe sta praticamente parlando da sola, mi sa che ha finito il latte. Adesso io vado, vi mando un grande bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prestissimo, magari domani. E spero di caricare un video al giorno, anche se è un po' difficile con una bimba. E ci saranno tantissime novità, tantissime sorprese, tantissime. Vabbè, avete capito. Se volete iscrivetevi. Mettete un bel pollice in su, commentate se volete chiedermi qualcosa e seguitemi su Facebook, Instagram e ovviamente su YouTube. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!